Chi ha sperimentato la gioia di incontrare gli sconosciuti, gli emarginati, i forestieri, lo annunci sui tetti per aiutare altri a far lo stesso, chiede Francesco oggi da Sacrofano, periferia nord di Roma. Questo è l'intento, appunto, di Liberi dalla paura, 3 giorni di riflessione e confronto cui ha dato il via la messa del Papa sulla Chiesa italiana e le sue tante esperienze di accoglienza di rifugiati e migranti. Ripiegarsi invece su di sé per paura è segno di sconfitta, dice Francesco, che ammette pure. È vero, il timore è legittimo, anche perché manca la preparazione a questo incontro. Non è facile, infatti, immedesimarsi nei panni, nei pensieri, nelle esperienze di gente così diversa da noi, e non bastano giustificazioni razionali e calcoli statistici a superare la paura. Ma è Cristo, lo ha detto lui stesso, che bussa alla porta nostra in cerca di protezione, sicurezza, futuro migliore. È davvero lui, anche se i nostri occhi fanno fatica a riconoscerlo. Coi vestiti rotti, con i piedi sporchi, col volto deformato, il corpo piagato, incapace di parlare la nostra lingua. Perciò dovremmo semmai dire grazie a chi ci offre questa occasione, accogliere e assistere Gesù in persona. Lui non ci abbandona alle paure nostre, conclude il Papa, e lui per noi l'unica vera certezza.